Sì, non è stato istituito l'unità di crisi del comune di Panne, ecco, cosa... Sì, abbiamo voluto fortemente istituire questa unità di crisi, questo tavolo tecnico, possiamo anche definire questo coordinamento che si fonda sostanzialmente sulla sinergia tra l'amministrazione comunale, la polizia locale, il gruppo comunale di protezione civile, che fa davvero uno straordinario lavoro, la collaborazione delle forze dell'ordine e dell'ASP, che ci consente di tracciare una mappatura, avere un quadro chiaro rispetto ai positivi, ai soggetti in quarantena, a tracciare i contatti, ci consente di fornire assistenza quotidiana a tutti i soggetti in questione, come abbiamo detto, l'assistenza per quanto riguarda la fornitura, l'acquisto di farmaci, delle derrate alimentari e anche un sostegno psicologico con i nostri psicologi, oltre che gli assistenti sociali. Insomma, cerchiamo di stare quanto più possibile ai nostri concittadini in questo momento di particolare sofferenza quelle che sono le nostre forze nel rispetto delle varie competenze per quello che può fare un comune. Ecco, cresce a dismisura i contagi qui a Palmico, ecco perché si crea questa unità di crisi del comune. Sì, purtroppo è una fase critica, noi stiamo aggiornando i dati, dovremmo essere, non vorrei dare qualche imperfezione, ma i dati dovremmo essere a 170 positivi. I dati sono in corso di aggiornamento, non è facile perché dobbiamo contare soggetti che di volta in volta risultano positivi, i soggetti che nel frattempo si sono negativizzati, i soggetti in quarantena. Dobbiamo poi fare il confronto tra i soggetti che effettuano il tampone presso istituti privati, i soggetti invece che sono stati sottoposti a tampone dall'ASP. Insomma, non è assolutamente facile effettuare questa attività di monitoraggio, ma veramente, come avrete avuto modo di vedere, stiamo lavorando H24 per essere il più possibile efficienti e, ripeto, vicini ai cittadini. Ecco, l'altro giorno un'operazione fatta da voi alla polizia locale, avete denunciato un soggetto perché doveva stare dentro casa ed è uscito, ecco. Quindi i controlli ci sono da parte della polizia locale. Sì, è chiaro che i controlli ci sono, cerchiamo di collaborare con le altre forze dell'ordine per tenere sotto controllo la situazione e verificare appunto che vengano rispettate tutte le misure anti-Covid che sono state adottate varate dal governo. È chiaro che la situazione è in continua evoluzione e quindi diciamo, l'impegno sul territorio è sempre più gravoso e sempre più pesante. I soggetti da controllare sono diventati veramente tanti, quelli sottoposti ad isolamento perché positivi al Covid oppure soggetti in quarantena. Il rispetto delle misure in questo caso è indispensabile e bisogna pretenderlo da tutti. Siamo con il responsabile della protezione civile comunale di Palmi, ecco, avete istituito un'unità di crisi, ecco, per chi avesse bisogno cosa dovrebbe fare? Sì, allora l'unità di crisi è contattabile al numero 0966010083. L'unità di crisi vuole cercare di dare supporto ai nostri concittadini che sono in condizioni di isolamento o quarantena al momento e che non hanno notizie in merito al loro stato sanitario da parte dell'ASP. Noi ci occupiamo di gestire le loro richieste che al momento sono un pochino in stato di stallo presso l'ASP locale. Naturalmente per la mole di lavoro che hanno. Diciamo che siete tutti volontari e quante unità siete? Sì, allora il gruppo comunale al momento conta 38 unità. Naturalmente tutti quanti lavoriamo, per cui ci riusciamo a ritagliare il tempo per fare i turni qui in centrale e riusciamo a coprire benissimo le 12 ore dalle 8 del mattino alle 8 di sera qui alla sala operativa. Tutti quanti fortunatamente con il lavoro riescono tranquillamente a gestire almeno 6 ore da dedicare qui con noi per i nostri concittadini. Oltre l'accordo ASP Protezione Civile, chi ne ha bisogno, le persone che hanno bisogno per quanto dei viveri e quant'altro voi siete a Sì, disposizione? noi oltre questo frangente dell'unità di crisi continuiamo ancora a gestire le famiglie in quarantena o isolamento, sia per quanto concerne i farmaci a domicilio e alimenti a domicilio, sia anche le famiglie che hanno più, diciamo, necessità rintracciate dagli assistenti sociali, grazie alle donazioni che i cittadini palmesi ci stanno portando.